Buonasera a tutti, oggi vi voglio parlare di una patologia molto comune che è quella della cervicalgia. Si identifica con un forte dolore nella regione del collo e rigidità dei muscoli della stessa regione. Anche qui la cosa importante è che uno specialista ne determini la causa. Le cause possono essere di natura sia primaria, in caso in cui ci sia un evento traumatico, quindi ci può essere un colpo di frusta o un'ernia cervicale. Oppure può essere determinata da una sedentarietà, da una cattiva postura o comunque da uno sforzo molto intenso, per esempio nello sport di sollevamento pesi. Quindi importantissimo è determinarne la causa. I sintomi possono essere diversi, ci può essere sia l'irrigidimento da parte dello stesso tratto, appunto del collo, oppure possono essere anche secondari. E si avvertono con delle debolezza da parte dei muscoli, da parte delle mani e delle braccia o addirittura dei formicolii. In questo caso vi consiglio ancora di più un'indagine più accurata. In palestra noi lavoriamo molto su questo, soprattutto per quanto riguarda i giovani che spesso hanno questo problema, ma è dovuto molto dal irrigidimento da parte dei muscoli delle spalle, del trapezio. Sia appunto per le loro posizioni scorrette che hanno durante il giorno, la scuola, le posizioni in cui sono seduti, al computer, il cellulare, ma sia anche per lo stress che determina un irrigidimento da parte delle spalle. Si sollevano le spalle, si incassa il collo tra le spalle, in questo caso andiamo sempre a schiacciare le vertebre, quindi a dare tensione sempre nella regione del collo. Per cui, una volta identificato la causa, lo specialista indicherà il trattamento più adeguato, che può essere sempre di tipo fisioterapico o osteopatico, oppure può dare una serie di indicazioni da effettuare in palestra, sempre seguiti, e fare una serie di esercizi che sicuramente vanno a migliorare questa problematica. Qui io vi proporrò una lezione dove appunto tratterò principalmente questa zona. Buon lavoro!